Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Fabio Rosini. Viscere. Perché il termine viscere è attinente al vocabolario della misericordia? Perché è esattamente uno dei due nomi principali della misericordia nell'Antico Testamento. Tanto è vero che il Nuovo Testamento si muove abbastanza male usando questo termine, che è di matrice ebraica, traducendolo, viscera, parte interiore del corpo umano, nel linguaggio del perdono e dell'amore, della misericordia, e genera delle espressioni che noi, se le traduciamo letteralmente, non capiamo di che cosa stiamo parlando. Il problema è che l'amore di Dio nell'Antico Testamento, così come si presenta qua e là nella rivelazione che Dio dà di sé, ha come due aspetti, uno maschile e uno femminile, diciamo così. L'aspetto della Chesed, che è la tenerezza tenace di Dio, il quale non molla, ed è un aspetto virile del suo amore, è potente, crea il cielo, redime Israele, mantiene l'uomo con un atto tutto paterno di fedeltà al suo amore, al suo progetto di felicità per l'uomo. L'altro termine è un termine tutto femminile, Rechem, che è collegato all'utero femminile, vuol dire proprio viscera, e è collegato all'unico organo che conosciamo che possa generare la vita, l'utero femminile, che la possa gestare. Ed ecco che altrettanto importante c'è questo termine dove Dio è produttore dell'atto che nasce dall'utero, cosa curiosissima, cioè rigenera, sa far rinascere. È qui la matrice del dialogo fra Gesù e Nicodemo, quando Gesù dice a Nicodemo: ma tu sei maestro in Israele, non sai queste cose, non sai che si può rinascere dall'alto, non si nasce solamente dalla madre terrena, si nasce anche dal profondo di Dio, le sue viscere, perché lui è creatore, è generatore, lui dà la vita. Ecco, il termine viscere ci mette a contatto con la natura tutta materna e rigenerante di Dio. La misericordia di Dio non è un sentimento di Dio, è un'opera di Dio su chi viene perdonato, un essere fatti nuovi, essere ricreati da capo.